Buongiorno cari amici, oggi vi parlo di cinque frati francescani provenienti da Medjugorje, uccisi dai comunisti nel 1945 e dopo guerra. Sapete bene quanto tempo abbiamo sopportato il regime comunista. Solo nella Seconda Guerra Mondiale hanno ucciso 386 persone laiche e nel complesso 66 frati francescani. 5 di loro erano di Medjugorje, di nome Joso Benzun, 2 Vasilij, Mariofil Sivrić e Križan Galić, di quale la tomba si trova assieme al padre Slavko sul cimitero di Kovačica. Infatti io mi trovo nella zona residenziale dei frati francescani. Loro abitano a soli 50 metri distante dalla chiesa di San Giacomo. In altro palazzo abitano le suore francescane che ogni giorno servono nella chiesa. Loro abitano sopra la cappellina per adorazione costruita nel 1991 per poter offrire ai pellegrini un luogo dove poter adorare il Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. E quindi ogni giorno, nel mattino, qua vengono celebrate le sante messe in varie lingue del mondo, in particolare in italiano alle ore 11. Mentre nel pomeriggio, dalle 13 fino alle 17, qui si può entrare e silenziosamente pregare davanti al Gesù esposto. Io ho scoperto questo inverno mentre passeggiavo. Nel complesso, nella provincia francescana erzegovinese, abbiamo perso 66 francescani dal 1942 fino al 1945. Il numero più elevato dei francescani uccisi per la fede è stato a Široki Brijeg, dove ci stava anche padre Joso Zolko. A Široki Brijeg, in giorno 7 febbraio 1945, i comunisti hanno ucciso 30 frati. I soldati sono entrati nel convento di Široki Brijeg dedicato all'Assunta Vergine Maria, il convento più grande di Erzegovina, che è stato sempre nella storia un simbolo della fede cattolica per tutti noi, uno dei soldati ha preso la croce dal muro, l'ha buttato per terra e ha chiesto di 30 francescani di lasciare il suo assaio, dicendogli che devono andare a lavorare come gli altri, e sappiamo bene la propaganda comunista. Loro non accettavano la vita consacrata come un lavoro. Gli hanno minacciato: o lasciate il saio, la vita o la morte. Questi 30 francescani hanno scelto il Gesù. Ognuno di loro 30 si è inginocchiato, ha preso la croce, ha baciato il Gesù e ha dato la vita della fede. Per quello loro sono i nostri martiri, e insieme a loro 30 di Široki Brijeg, ripeto, sono stati uccisi anche altri 36-5 da Medjugorje. È un episodio scuro della nostra storia. Se volete lo possiamo approfondire una volta. Intanto qui a Medjugorje, quando andate nella cappellina a pregare di pomeriggio, ricordatevi che a vostra sinistra sono i rilievi che rappresentano questi frati uccisi a Medjugorje. Uno di loro, Križan Galić,
di quale la tomba è accanto al padre Slavko sul cimitero di Lakovacica e ucciso davanti all'ufficio parrocchiale a Medjugorje. Hanno buttato la bomba e è ucciso. Esiste anche la novena ai fratri martiri di Shiroki Brieg, scritta da padre Jozo Zovko, che si può pregare durante tutto l'anno, soprattutto nel mese di febbraio, quando sono stati uccisi, e si consiglia di pregarla nei momenti difficili della vita. Ecco, oggi venerdì, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao.